Buonasera, amiche e amici di Zatter. Allora, questo è l'incontro di chiusura per poi riaprire i corsi dal prossimo ottobre. E naturalmente vorrei sottolineare, per fare un discorso chiaro, che stiamo parlando di anni, anni di lavoro, di università, di premi Nobel, di esperimenti che sono stati fatti, ma non sono stati ben divulgati. Qual è il punto? Il punto è che se uno sente, percepisce un qualcosa, va bene? Di particolare, oltre al normale, ma non sono doni, come si suole dire, sono sensi. E questi sensi sono atrofizzati proprio per secoli e secoli di non uso in un modo giusto, appropriato, perché queste nostre potenzialità che ognuno di noi ha servono per percepire in un modo coerente tutto ciò che è in noi, possibilmente fin dove si può arrivare, e che ci collega col mondo esterno, perché all'esterno, quello che noi vediamo come esterno, ci sono forme di vita, informazioni, scambi, energie, cose che cercano di darci un certo tipo di informazione, ma siamo stati abituati a usare il pensiero logico e dualista, che è importante, ma è il primo gradino di un viaggio. E quindi molte cose sono censurate. I ricercatori dicono che in pratica quello che noi vediamo e che diciamo che è vero, che va bene come partenza, è lo 0,2% di quello che si potrebbe percepire. Naturalmente, qual è un altro punto importante? Un punto importante è che girando il mondo, avendo contatti con gruppi di ricerca, è emerso che noi, se, ma questo già dai tempi dell'antica Grecia, nel mondo antico, che se noi facciamo attenzione alle nostre reali potenzialità di linguaggio e di comunicazione, non solo rispetto a quello che vediamo, e più tu cresci di consapevolezza, e l'abbiamo detto durante quest'anno, ma farò una sintesi in questo il nostro incontro, e ti accorgi che più cresci, più ti rendi conto che non c'è nulla intorno a noi messo a caso, e incominci a rispettare la vita in tutte le sue forme, in tutte le sue manifestazioni. Più si cresce di consapevolezza, e più di questo diventa importante. Non c'è nulla, credetemi, che sta lì a caso. Non c'è nulla da distruggere, c'è solo da unire, da capire e avere il linguaggio per farlo. Io vorrei fare un punto iniziale con un personaggio che è un astronauta, Mitchell. E questo Mitchell ha avuto delle esperienze particolari e insieme ad Harman, ad altri ricercatori, aveva proprio detto, vi leggo alcune sue frasi, diamo uno sguardo al futuro, l'apside, le nostre potenzialità, no? Prima si parlava di parapsicologia, sarebbe a fianco della psicologia. Si parla da tempo di ricerca psichica perché sono coinvolte, non è solo una psicologia, ma un fatto di biochimica, un fatto di fisica ad altissimi livelli. Ci sono tantissime, tantissime cose. Io, prima di continuare con Mitchell, vi faccio solo questo esempio. Anni fa, persone che si dedicavano a questo, come me e altri, fummo messi così avvisati che fra i sommergibili sovietici che cercavano di comunicare senza far emergere nulla che potesse essere captato dall'alto, stavano sperimentando la telepatia. La telepatia è scambio di informazioni. E come
hanno iniziato fra due che erano in sintonia, uno nel sommergibile, uno fuori del sommergibile, e dava, pensava a cose emozionali con un ritmo diverso. Se doveva dire il trattino del linguaggio, no, telegrafico, eccetera, eccetera, si emozionava per 15 secondi, il punto per 5 secondi. Bene, la prima cosa che fu percepita e fu mandata fu la parola MIG, che significa veloce. Bene, da quel tempo a oggi, adesso la telepatia è un fatto accreditato, ma a livelli impensabili, e addirittura non solo fra esseri umani, ma anche con macchine e roba del genere, molto avanzate. E questo lo trovate, l'ho messo anche sulla pagina di Facebook, ma comunque non è questo che mi interessa, non è il prodigio. È il fatto che sono state usate, vengono usate, e io ho fatto parte di gruppi internazionali come il Mobius, eccetera, quelle che sono le nostre potenzialità, i nostri sensi del percepire. Tant'è vero che Mitchell, tornando l'astronauta, dice: con le nostre forze e potenzialità possiamo, la ricerca scientifica aiutata da canali psichici, quindi dare dei suggerimenti alla ricerca ufficiale, la ricerca scientifica aiutata da canali psichici controllati, al fine di valutare la possibilità di esperimenti a vastissimo raggio e di evitare di perdere tempo e denaro nella direzione sbagliata. Tenete presente che fu fatta un'inchiesta se questi metodi, queste cose fossero utili, e Jessica Hatz dell'Università americana, è molto importante, fece per il governo delle ricerche sulla statistica e disse: sì, assolutamente sono cose che dobbiamo difendere e dobbiamo aiutare le persone a controllare meglio certe loro potenzialità. Mitchell continua: la ricerca di queste potenzialità e queste potenzialità con persone che sono state esercitate a fare questo possono anche aiutare le agenzie legali che risolvono i crimini e ritrovano persone scomparse attraverso canali psichici. Bene, io ho lavorato anni, continuo, e in particolare voglio sottolineare tutto il lavoro fatto con Francesco Bruno, il criminologo, e spunto poi sul nostro sito ci sono le sue dichiarazioni di alcune cose che abbiamo condiviso. Quindi è possibile, se motivati, se riusciamo a controllare l'ego, e più andiamo avanti a sentire e a percepire, più dobbiamo essere umili e più ci sono dei risultati. Mitchell continua: possiamo fare scoperte archeologiche e storiche. Ecco, sapete, ne ho fatte così tante che c'è un comune che da anni prende i sussidi per le mie scoperte e non mi hanno neanche offerto un caffè. Questo è un classico, insomma. Storici archeologici per agevolare la ricerca sulla vita di personaggi storici e persino di culture del passato. Si può usare questa sensibilità nella psichiatria, che adotta mezzi psichici come aiuto per la comprensione delle radici di un comportamento individuale neurotico o psicotico, e per effettuare l'indispensabile distinzione fra problemi psichici e problemi psicotici. E anche qui, con Dimensione Uomo, molti, molti, ma molti anni fa, con Fernando Ligio, un primario di Santa Maria di Pietà, insomma, abbiamo condiviso alcune cose, alcuni casi. Continua Mitchell: possiamo con queste potenzialità anche aprire un settore per la predizione
di disastri, di incidenti, terremoti, e anche questo è vero. Pensate che c'è un matematico in America, William Cook, C-O-X, William Cook, che ha fatto la statistica di tutti gli incidenti ferroviari in America, dei pendolari, e hanno notato che nel momento che il treno ha avuto un incidente, nel treno c'erano meno persone del solito. Sono andati a intervistare queste persone e hanno detto: perché non hai preso il treno? Ma avevo dimenticato questo, mi si è bucata la ruota della macchina. Insomma, ognuno ha dato la motivazione perché non è entrato in quel treno, in quel momento, in quegli orari. Che cosa c'è dietro? C'è che le persone che possono percepire dei fatti emozionali, perché chi vivrà per quello che per noi è un prossimo futuro, un fatto emozionale, si emoziona, se è negativo, chiaramente, cerca aiuto. E molte persone ricevono questa informazione, soltanto che non tutti riescono a portare questa informazione su un piano logico, dualistico. Va bene? E allora cosa succede? L'istinto, sono fenomeni pick up anche, ossia che la mente agisce in modo tale, la mente più profonda, che non ti fa entrare in quella linea, ok? Dove ci sarà questo incidente. E anche qui abbiamo tantissime informazioni, anche con situazioni organizzative, impostazioni della struttura economica coerente con gli aspetti psichici dell'interazione umana e del bisogno di un equilibrio armonico delle forze. Salto molte cose e la cosa importante, leggo solo alcuni pezzi importanti. Continua Mitchell. L'evidenza della ricerca psichica suggerisce che l'umanità ha un enorme potenziale inutilizzato, ma se questo potenziale non verrà guidato da uno scopo morale e da un sistema di valori accettabili, verrà sicuramente utilizzato non in modo positivo. E questo già succede, e dice, riassumo, il sensitivo che invece di aiutare gli altri, a far emergere questa potenzialità li condiziona, il guru che non è un guru, che crea delle dipendenze, tutti questi giochi egoici, egotici, sensazionalismi ed esibizionismo che sono purtroppo frequenti in questo settore e danneggiano quello che è il vero compito del risveglio dei nostri sensi. Per questo siamo in tanti anche la Lux della conoscenza, anche altri gruppi, a cercare di dare un modo che diremo, ridiremo, per prendere contatto con queste nostre reali potenzialità. E allora chiude: le ricerche psichiche indicano che la gente deve imparare a vivere in armonia con se stessa, con gli altri, con il pianeta e con l'universo. Queste necessità sono indispensabili, queste necessità sono già sia etiche che biologiche. Un sistema universale di valori apparentemente inerente alla struttura stessa del cosmo. Sono etici perché l'esperienza ha dimostrato che l'armonia porta a un miglioramento della condizione e della realizzazione umana. E conclude. Al principio la coscienza conobbe la materia. Questo per quanto riguarda Nietzsche. Quello che io vorrei aggiungere per gli studi, per quello che si è fatto, che anni e anni fa, quando ero ufficiale, sapevamo, si studiava, che se io emetto un suono lo posso seguire per 24 ore più o meno, con gli strumenti che ci abbiamo, che avevamo. Che è successo? È successo che con le sonde spaziali, e siamo ancora indietro nel tempo, a un certo punto una sonda è entrata in uno spazio dove c'erano
delle interferenze, c'era molto, mi ha capitato molte informazioni. Queste informazioni sono state elaborate ed erano delle frasi che furono dette nella prima guerra mondiale a Verdun fra un ufficiale e i suoi soldati che stavano in trincea. Da poco è arrivata la notizia, andando oltre dove era andata quell'altra sonda, andando oltre, hanno avuto di nuovo dei contatti con un qualcosa, hanno elaborato questo qualcosa e hanno definito che erano emozioni, suoni di gente che era vissuta, secondo la logica, nei nostri conti, su questo nostro pianeta 1,5 miliardi di anni fa. Perché vi dico questo? Vi dico questo perché dobbiamo incominciare a sentire, a vivere, a difendere, a rispettare quello che non conosciamo e a capire realmente che tutto è un collegato. Non a caso, quando le nostre madri rimangono incinta, arrivano 50.000 miliardi di cellule con 70,5 megabyte di informazione e fra loro non litigano. Non è che alcuni dicono io faccio il naso, no, lo faccio io, no, io faccio. No, c'è un ordine che difende la vita. E così al di fuori del nostro pianeta ci sono delle energie, ci sono delle strutture di energie che ci difendono da campi di energie che possono venire da altri sistemi, galassie, quelle, ma che danneggiano l'essere umano. In compenso, noi umani abbiamo la spazzatura spaziale, ossia tutte le cose che abbiamo mandato intorno al pianeta, che questa spazzatura crea dei disagi perché se viene attirata, e capita, verso la Terra raggiunge una temperatura oltre i 320 gradi e può causare degli incendi. Cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che se noi comprendiamo quello che abbiamo dentro, piano piano, senza cercare di sentirci chissà chi, e allora è un viaggio e noi siamo qui per questo viaggio. Non a caso, nel sito, qui c'è anche scritto, ho messo un libro, le teorie e tecniche per il risveglio dei sensi, insomma, le tecniche dell'Unione, c'è un libro, le tecniche dell'Unione, con delle posture, con cose che si possono fare, e questo qui ci aiuta a staccare dai pensieri dominanti che ci disturbano, come tantissime altre cose che vi dirò in chiusura di questo nostro incontro, di rimando al prossimo anno accademico, perché dobbiamo creare un campo di energie, di persone che si uniscono. Osho, tanti, tanti, tanti anni fa, disse: battiamoci per gli stati uniti del mondo. No, abbiamo confini, abbiamo guerre, abbiamo questo, abbiamo quell'altro, ed è veramente un disagio enorme, un disagio che fu percepito dai tempi più antichi, insomma. Infatti, vediamo Platone, tenete presente che in Grecia erano molto avanti, guardate gli atomisti, VII secolo a.C., che dice Platone fra le varie cose enormi che ha detto? Io vidi che il genere umano non sarebbe mai stato liberato dal male se prima non fossero giunti al potere dei veri filosofi, o se i recitori di Stato non fossero per divina sorte diventati veramente filosofi. Non commento. E allora,
tantissime cose che avevano scoperto ed è impressionante come tutte queste cose non sono state ben diffuse, perché è un discorso percepito da sempre, no? Allora, vediamo. Dicevano sempre i tempi antichi, le scienze passano da tre stati, teologico, okay? Metafisico e sperimentale. E su questo, vi dico, c'è da leggere moltissimo, perché vediamo un po' Aristotele, è impressionante vedere come gli uomini nel trascorrere dei secoli, si mantengono attaccati al concetto che il sogno esprime i stati psichici senza sapere come utilizzarlo, perché il sogno è parte di noi, non è una cosa staccata. Su questo abbiamo già detto nelle lezioni come dobbiamo avvicinarsi, perché noi siamo vivi 24 ore al giorno e su questo fatto dei sogni è veramente impressionante come Aristotele, studiando i sogni, disse, il fondatore della psicologia scientifica, scrisse sul sogno, sulla veglia, dei sogni e la predizione attraverso i sogni. E lui sosteneva che i sogni, bisogna saperli interpretare, perché, capito il linguaggio, ci dicono molto, ci parlano di tantissime cose. Attraverso i sogni possiamo entrare in contatto con fatti a noi utili. Infatti c'è tutto un modo per programmare questo stato di contatto. Vedi, l'abilità, diceva Aristotele, l'abilità dell'interpretare i sogni consiste nello scoprire attraverso le deformazioni la realtà primitiva. Noi oggi, ok? Ci siamo? Quindi siamo 384-322 avanti Cristo. Noi oggi, a differenza dei nostri antenati, cerchiamo i centri che deformano la realtà primitiva. Per avere sogni buoni, mangiare sobriamente e andare a dormire con l'animo tranquillo. Pensate che animo tranquillo uno può avere, insomma, no? Però, tornando sui sogni, abbiamo detto quello che è estremamente utile, per chi ci segue, insomma, lo ricorderà. Ossia, il sogno è, oltre a quello già studiato, intendiamoci, è anche un passaporto per prendere contatti, no? Con le nostre forze primarie. Cosa bisogna fare? L'abbiamo già detto. Dobbiamo, andando a letto, questa è una cosa che portai dall'America nell'81, 81-82, dobbiamo, andando a letto, prima di dormire, fare per 3 minuti, tre. Detto durante questo anno la respirazione 5-5. In che consiste? Consiste nel tirare fuori l'aria e inspirare col naso 5 secondi senza pausa, e espirare per 5 secondi contando con le dita. 3 minuti significa, quando lo fai 4-5 volte, sono già più o meno 3 minuti. Questo che cosa fa? Attiva il parasimpatico, per cui la memoria del cuore, con tutte le sue potenzialità, comunica meglio con i nostri neuroni, con il cervello. Dopo questo, dobbiamo ripetere una frase, ma non una frase di possesso, voglio questo, voglio quello, no, una frase di conoscenza, coscienza, del tipo, aiutami a capire, voglio avere un sogno lucido, importante,
una vostra frase e tenete presente che questa frase è punta ripetuta 21 volte, non di meno. Così le preghiere di qualsiasi generazione, ok? Di qualsiasi religione. Ok. Chiaro? Adesso vedo qui il grafico. Ecco. 5 secondi e 5 secondi. Chiaro? Questo è veramente importante, tenete presente che la parte nostra profonda non capisce le parole, non sa delle parole, tant'è vero, però se le parole sono ripetute, si caricano, faccio un discorso semplice, di energie per cui superano il blocco della censura della logica, che è importante. Perché a noi ci arrivano miliardi di informazioni al secondo, eh? E la logica, ne ho viste di persone che hanno perso la testa perché non avevano delle persone vicino oneste, insomma, o che conoscevano l'argomento. E allora il fatto del grafico importante, avete visto, no? Che hanno mandato 21 volte. Bene. Anche la preghiera, intendiamoci, di qualsiasi religione, ma il rosario, 10 granuli, una pausa, 10 granuli, una pausa. Quindi da tempo si è compreso i mantra, quello, quell'altro. Come si fa, un'altra cosa importante, a prendere contatti con la nostra parte più profonda? Bene. Nel nostro sito, da tempo, dopo esperimenti fatti, abbiamo messo una sezione sulla psicodermoscrittura. Psicodermoscrittura. Che cos'è? Si è visto, e questo io lo notai tanti anni fa, e poi anni fa con il professor Ancona, che è del Gemelli, che ci rispettavamo, ci siamo incontrati varie volte. Che succede? Mio padre era un pilota, ha fatto la guerra, eccetera, io sono stato ufficiale in aviazione, ho visto i piloti che tornavano, ho visto me stesso. Che succede? Succede che la parte nostra, che dobbiamo far capire che ci siamo, Quindi oltre alla logica abbiamo detto, la nostra parte profonda ci manda nella pelle, nella pelle, nella pelle. Se noi lo osserviamo, ci manda continuamente delle variazioni, dei segni, dei cerchi, insomma, dei segni. È come quando noi da piccoli andavamo all'asilo, perlomeno nella mia generazione. Puntino, cerchietto, lignetta, la psicodermoscrittura. E tutto questo è importante perché la parte profonda che non capisce le parole, ne manda dei simboli, se un fiore dico fiore, se un cuore dico cuore, ma se vengono altri segni non dico nulla, magari li marcate con una matitina, con una cosa così. Tutto questo è importante. Io ho avuto dei casi, appunto, con Ligio Fernando, Fernando Ligio, Maria della Petai, impressionanti, di scritte che comparivano, addirittura scritte. Ecco, allora, senza arrivare a questi estremi, osservatevi, osservate la vostra pelle, perché cambia tutta la corrente bioelettrica in base alle emozioni, a quello e quell'altro, che cerca di educarci a un certo tipo di linguaggio. Qual è questo linguaggio? Quello che unisce in noi. Ci sono forze che ci aspettano da sempre, intorno a noi, quelli che noi chiamiamo piante, animali,
o quelle qua, sono forme di vita che vogliono trasmetterci un qualcosa. E più andiamo avanti e più lo capiremo, perché lo vivremo, lo viviamo queste cose. Quali sono altre cose interessanti? Altre cose interessanti sono che noi abbiamo delle potenzialità veramente incredibili per una mente che non studia, che non è informato. Molte persone si spaventano, ma andando nei luoghi, oppure insomma, io mi è successo con delle trasmissioni anni fa, con presenze che andando in certi castelli, sulla frequenza dell'ultravioletto si vedevano delle forme, poi abbiamo capito che erano persone che lì avevano lasciato delle forti emozioni in quei luoghi. Ma nella storia noi abbiamo, che so, alle Termopili, dove c'era stato appunto battaglie, cose, Pausania ne parla, sono stati visti tipo ologrammi, tipo forme non ben chiare che combattevano. E così sullo sbarco di Normandia, a Dieppe, sulla spiaggia di Dieppe nel 1954. Insomma, in poche parole, come i suoni l'hanno ripresa nello spazio, così le emozioni rimangono nei luoghi e vengono scambiate spesso per fantasmi, quello e quell'altro, che sono cose da analizzare in un modo diverso. Però, tornando al discorso che abbiamo fatto, che dobbiamo fare, è che noi come energia, quindi come mente, si dice mente locale e nel locale, abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo fatto cose veramente che sembrano film di fantascienza, ma non basta mai, non basta mai. La mente non locale, se andate sempre nel sito, accorgerete che noi, per random gruppo, ma questo perché l'avevo capito col Mobius, con gli americani e con altre strutture universitarie di ricerca nel mondo, cosa è successo? È successo che noi a distanza, no? Con scienziati che controllavano, abbiamo per esempio levato da dei campioni di acqua presa da un ciglione l'arsenico, abbiamo migliorato il pH del lago di Vico, non c'era mai riuscito prima. E tutto questo fa parte della mente non locale. Ma nella mente non locale voglio citarvi un primo esperimento fatto da Elizabeth Targ tanti anni fa, che era la figlia di Russell Targ, quello che ha fatto la visione a distanza, ha fatto Stargate, tutto il programma finanziato dal governo americano per la visione a distanza. Che esperimenti sono stati fatti? Anni fa, appunto, ci ha detto, ci sono dei malati a San Francisco, gravi, in stato avanzato, di AIDS, a San Francisco. Non sapevamo i nomi, ok? Loro non sapevano di essere eseguiti. E dice, cerchiamo di aiutarli. Come? Il nostro gruppo è stato abituato, e i gruppi che lavorano in questo caso, in queste cose, anche in questo caso, la visualizzazione. Cos'è la visualizzazione? Attenzione, visualizzazione. Sappiamo che se guardiamo un qualcosa, un fiore, una candela accesa, no? Se chiudiamo gli occhi, per un po' l'immagine rimane, ossia le telecamere continuano a mandare al cervello che riconosce queste forme, però dura poco. Noi dobbiamo allenarci a guardare un qualcosa, diciamo fiore in questo caso, e quando chiudo gli occhi dopo averlo guardato, non devo dire fiore,
non devo mettere una parola logica, perché nel momento che metti una parola logica scompare, ossia è il tempo fisiologico normale. Ma devo dire, deve rimanere di più dentro di me. E quando chiudo gli occhi, massimo posso ridisegnare quello che ho visto, ma senza dire fiore, chiaro? Così con la candela, senza dire candela. Russell Targ, abbiamo fatto esperimenti, sono tutti super documentati, è importante. E la persona che ha avuto più finanziamenti per fare queste ricerche, chiaro? Allora, visualizziamo, perché la parte profonda, metti la parola, non arriva il segnale come dovrebbe arrivare. Quindi abituiamoci a visualizzare lentamente, deve rimanere di più. Guardo un qualcosa e chiudo gli occhi, deve rimanere di più, deve rimanere di più. Quando si fanno gli esperimenti a distanza, come appunto l'arsenico, il lago di Vico e tante altre cose che abbiamo fatto, io e noi chiudiamo gli occhi e visualizziamo una nostra memoria positiva. Io per esempio visualizzo le prime immersioni e il periodo in cui, seguendo quello che ci dice, che aveva detto, studiato il grande Mayol, lo yoga sott'acqua, perché se stai sott'acqua e pensi consumi più ossigeno, ok? Però stando sott'acqua, avendo quella sensazione di perdita di peso, come se torni in pancia di tua madre, insomma, sotto certi aspetti, tutte quelle immagini che ho percepito, in Italia fu fatto anni fa un esperimento ufficiale su Ustica, c'è lì il filmato anche che fu mandato nella rete Rai, insomma, in cui dal notaio si è descritto quello che si poteva trovare in acqua, in terra, poi siamo andati lì e si è trovato, in poche parole. Ma visualizzando, camminando in un terreno, non pensando qui c'era una città, guardando un manufatto, chiudendo gli occhi, mantenendo di più quella visualizzazione di quello che guardi, rimane, no? Un momento particolare in cui arriva spontaneamente un'informazione di chi era vissuto lì, un fatto emozionale, così tutti i ritrovamenti di Capranica, i ritrovamenti non solo a Capranica, anche al Triangolo di Bermuda, quello e quell'altro, sono stati fatti in questo modo. E quindi io ricordo quei momenti, magari voi avete altri momenti belli, d'accordo? E quindi dobbiamo abituarci a fare questo. Tenete presente che la logica, ripeto, è importante, ma deve essere compresa in quelli che sono i pro e i contro se tu la usi troppo. E tornando al discorso di Elizabeth Targ con i malati di AIDS, che è successo? Con controlli mensili, quello e quell'altro, per anni, le persone che erano state seguite erano migliorate, alcune erano guarite. Quindi quando c'è un intento, quando c'è un voler veramente aiutare, si riprende il collegamento, i fili che noi abbiamo e non ci hanno ben detto, spiegato, e succedono queste cose. Quindi avete una persona cara, pensate fatti positivi, guardate la sua foto, visualizzate, trattenete il più possibile l'immagine e metteteci sopra una cosa positiva, ma anche se è un amico, perché tenete presente che la cosa importante è il campo psichico. Noi siamo tutti uniti da fili sottili. Giordano Bruno l'hanno bruciato pure per questo, insomma, perché diceva queste cose. Noi siamo uniti da fili sottili che non sono di
violenza, voler possedere, voler avere. No, sono fatti antichi, i rumori presi 1,5 miliardi di anni fa che venivano dal pianeta NASA e non solo, anche Cina, India, insomma, si sta lavorando molto su questo. E noi, la Lux, appunto, Focus, no? Punto 3, la mia associazione e altre collegate, ci stiamo unendo su un linguaggio proprio per far cambiare una nostra vibrazione. Tenete presente che se voi migliorate come percezione, poi le cose che vi servono per vivere vengono spontaneamente e vi troverete a risolvere dei problemi, no, che sembrano insuperabili. E ve lo dico veramente, perché queste cose le abbiamo anche usate nelle Filippine con l'Università di Friburgo, Elmar Gruber, che seguiva il tutto, e in poche parole, fermati dai guerriglieri maoisti, quello e quell'altro, con questi sistemi non c'è successo niente a noi. Ho aperto questo canale insieme agli amici proprio per raccontare episodi reali della mia esistenza, accompagnati da filmati, da testimonianze e da documenti che difficilmente girano nell'informazione tradizionale, anche perché molti di questi li abbiamo tradotti proprio noi con dei volontari in tutti questi anni. Quindi per noi è giusto darvi dei punti di riferimento per non perdervi fra integralismi che esaltano o integralismi che negano, perché una cosa è certa. Noi siamo qui ed abbiamo più forza, più potenzialità di quello che ci hanno fatto credere. Ed è giusto che noi recuperiamo dei nostri sensi assopiti, non solo per il nostro bene personale di equilibrio, ma anche per creare una società basata su uno scambio, su delle reali potenzialità e non solo su il denaro per il denaro, o per un materialismo veramente confuso, rigirato su se stesso. Questo è il momento di dire se uno ha delle cose reali e di scambiare con voi. E questo noi lo faremo proprio in questo canale. Questo è l'intento, che è però appoggiato da tutto quello che io e i miei compagni di viaggio ed abbiamo fatto in tutti questi anni. Grazie. Bene, questo è il programma. Adesso spero che sia chiaro che siamo tutti uniti, ed è strano che ci siano tutte queste divisioni, tutti questi interessi, pensiamo a noi, a non farci schiacciare da questo stato. E per uno dei tanti testi interessanti dove potrei parlarvi di tutti questi argomenti che sono stati scritti da uno scienziato, infatti parla di che cosa si intende per effetti psichici, e sono state applicate e vengono applicate, ma cerchiamo di utilizzarle per quello che è il nostro programma e che avete sentito. La telepatia, la trasmissione di emozioni, la mente, energia della mente, che non è solo il cervello, che agisce sulla materia, modifica la materia. Ok? C'è tutto lo studio della Princeton University su queste cose qua, le varie applicazioni. E insomma, uno di questi testi, ve lo faccio vedere, ve lo metto davanti alla telecamera, è di Radin,
Ed è questo qua, vedete? Le macro edizioni, guarda. Vediamo un po', ecco. Guardi, fenomeni impossibili. Ma naturalmente nel sito, se andate a vedere i testi che abbiamo segnalato, ce ne sono tanti, ce ne sono veramente tanti. Ma oltre ai testi, dobbiamo prendere consapevolezza di superare le separazioni, superare il fatto di pensare sempre a fatti nostri negativi. E tanto per così riassumere quello che si può fare, appunto per aggiungere un linguaggio diverso, una vibrazione diversa e quindi entrare in contatto anche con altri esseri. Hanno stabilito ognuno di noi è collegato con migliaia e migliaia di persone, ma non lo sappiamo. È un fatto di frequenza. E questo l'abbiamo potuto sapere lì appunto nel col sogno e le precognizioni attraverso i sogni. Perché questo? Perché una persona, come vi ho detto prima, che vivrà un fatto emozionale negativo nel quello che chiamiamo possibile futuro, chiede aiuto e siccome la velocità della mente è superiore a quella della luce, queste cose vengono percepite. E quindi uno che sta male cerca aiuto e c'è chi percepisce senza sapere chi è, manda pensieri positivi, a volte viene spontaneamente questo, no? E quindi su questo bisognerebbe anche studiare bene tutto il fatto, gli effetti dei miracoli, quelle cose. Sì, il miracolo c'è, ma voglio dire, il vero miracolo è quello di, soprattutto in momenti come questi, cercare di non rimanere sempre negli stessi comportamenti. Cosa vi sto dicendo? Vi sto dicendo che ci dobbiamo osservare. Se io corro troppo, oppure parlo troppo velocemente, per cui non si comprende bene quello che dico, che tenete presente che la voce è il primo contatto importante che avviene, no? Prima c'è uno scambio feromone o cose, però la voce è chiaro, tant'è vero che tanti anni fa con dei preti illuminati che vivevano vicino a Bologna, devoti di Maria, c'era lo yoga cristiano, ossia dire le preghiere con la respirazione e con i toni giusti, no? Senza correre. Padre nostro che sei, ne sei. Punto. Punto. Invece, no. E tenete presente, un'altra cosa importante, è che il linguaggio antico non era palatale, linguale, dentale, boccale, no? Era più culturale e questo lo potete scoprire da voi perché se voi vi mettete la mano qui, ok? Ci siamo? E fai così: A, E, I, O, U, senti delle frequenze, ma prima di parlare, non a caso, hanno scoperto che l'uomo primitivo creava gli ambienti in modo tale che la voce risuonava in un certo modo e aiutava a sviluppare i neuroni del cervello. Chi gliel'ha detto a questo? Nel sito c'è. Adesso io butto indietro la testa, ok? Inspiro e dico A, E, I, O. Aumentano le vibrazioni interne, bene, le emozioni, i suoni e tutte queste cose. Dobbiamo recuperare questi fatti. Non a caso c'è chi da tempo, attualmente mi hanno toso, ma sono stati anche altri, prima, gli antichi egizi che facevano delle
degli strumenti a corda, delle cetre enormi, dove sotto la base, c'era lo spazio per far entrare una persona. E mettevano, in base all'altezza della corda, dei suoni che loro conoscevano. Noi ci stiamo avvelenando con le cose facili, computer, ok? Tutto quei cellulari, quelle, tutto è sempre più semplice e non c'è uno scambio diverso. Quindi, se mi accorgo che quando parlo non c'è una chiusura, non c'è una variazione nella mia voce, cerco di farlo. Cammino, guardo solo i negozi o le persone che passano. No, fermatevi, guardate in alto. Io la prima volta mi è successo da giovane che si faceva sempre. E tutto il passaggio fra Piazza del Popolo, no? Piazza Venezia. A un certo punto mi sono fermato, guardavo su, i palazzi sono bellissimi, e questo osservare di più mi ha permesso di avere degli incontri, delle amicizie, come Dado Ruspoli, il Principe, altri, che non l'ho cercato, non avrei mai potuto conoscere. È un fatto proprio di cambio di attenzione e di frequenza. È chiaro questo discorso? Quindi, cammino troppo veloce? Rallenta. Non mi guardo intorno? Arrivano delle persone, bianche o nere o cinesi, guardatele qui. E abituandovi, se vi abituate a visualizzare, chiudete un po' gli occhi e pensate una cosa, visualizzate o pensate, se non siete arrivati a questo punto, una cosa positiva. E vedrai che le persone sorridono. Io quando cammino trovo molte persone anziane sedute che stanno lì con le badanti, eccetera. Il momento che li guardo, che gli mando il corrispettivo, questi occhi tornano giovani, ma così con i bambini, prima del verbale, stanno in carrozzella, si domandano dove sto, per dire, ma poi così, gli mando il corrispettivo e dico che hanno un momento. Ecco, dobbiamo riprendere i fili, dobbiamo riunire, cambiate ritmo se le cose non sono positive per voi. Quindi questo è molto importante, il fatto della visualizzazione, il fatto della psicodermoscrittura, osservare i segni che ci arrivano, ok? La respirazione. L'abbiamo già detta con anche il grafico 5-5, e noi praticamente, oltre all'informazione, eccolo, vedete? 5-5. Ma se volete, oltre al grafico, perché da qualche anno hanno fatto un'app che la chiamano il respiro di Dio, insomma, io non avrei più rispetto verso queste cose, o queste forme di energie, o Dio stesso. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riprendere il senso di guardare i colori, anche se è un pochino difficile. Quando mangiamo, mastichiamo bene. La saliva incomincia a far digerire, insomma, mastichiamo bene, non parliamo di cose negative, non guardiamo il telegiornale, il TG o altre cose. Chiaro? Quindi mangiamo cercando il gusto, anche se appunto non è tanto facile, d'accordo? Altra cosa importante è chiaramente. In base a come siamo, in che momento siamo della nostra vita, bisogna vedere quello che è giusto che mangiamo, quello che ci può appesantire o ci può dare dei disturbi, insomma. Perché questo è molto importante, perché gli intestini, il colon in particolare, chiamato il secondo cervello, che c'è una trasmissione da sopra a sotto, da sotto a sopra, ha contrazioni in base alle emozioni. E nel colon si crea il 61% delle difese immunitarie, quindi più sono ansioso, più sto male, più abbasso le difese. Quindi queste sono il fare.
fare sempre quando potete, ma soprattutto per poi ricominciare le lezioni, gli incontri, e vi diremo anche altro, faremo anche altro, vedremo come incontrarci al di sopra del dire e basta. Insomma, sempre nel sito trovate, ecco, il tracciato, consigli per i viaggiatori della coscienza. Nella sezione video trovate tantissime altre cose che abbiamo detto qui o che ho registrato per chiarire meglio tutto il nostro discorso. Quindi il punto è che mai come in questo momento è importante che cambiamo frequenza, è importante che comprendiamo che non si è, nessuno di noi sta qui come un voto a perdere o perché deve solo soffrire, chiaro? E se riusciamo a vedere il negativo, la parte cosiddetta oscura, ma non dargli forza e ripetizione, ah che mi ha fatto mio fratello, ah che ha fatto mia sorella, ah, perché io se no, no, no. Distraetevi, distraetevi, ballate, cantate, disegnate, pitturate, fate sculture, ma senza aspettare il giudizio di un qualcuno che vi dice bello, no, roba del genere. No, no, fatelo perché abbiamo bisogno di esprimerci. E tenete presente che in noi ci sono memorie parallele infinite. Infinite. Io non voglio parlare solo di me, di quello che mi è successo, perché c'è tanta gente che ha visto le cose, ma certamente in Italia sono stato studiato dalle persone più importanti del settore, da Emilio Servadio, Piero Cassoli, Massimo Iniardi, perché io ricordavo dal momento del parto, perché sono nato 6 mesi e mezzo, cioè durante la guerra. Nel momento del parto tutte le cose che hanno fatto impazzire mio padre ufficiale, tant'è vero che poi l'ho dovuta scrivere e con altri ufficiali medici siamo andati su, psicologi e roba del genere, a vedere se corrispondeva. E corrispondeva. Qual era l'errore? L'errore era che le dimensioni erano più piccole di quelle che ricordavo, ma questo era normale perché essendo io piccolo vedevo le dimensioni in un modo diverso da quelle reali, era in proporzione alla mia altezza, alla mia età. E fare queste verifiche con amici, e poi rimanere umili, e questo è importante. Allora si cammina, allora si entra in un rapporto che dobbiamo recuperare, nonostante quello che viviamo, quello che ci, no? Martellano a vari livelli, perché siamo qui per questo, il campo psichico. Quindi gruppi di lavoro, gruppi che si mettono a fare questo. C'è gente che fa pittura spontanea, scultura spontanea. Noi nel nostro gruppo abbiamo avuto Anna Montago, una biologa, aveva anche un uno spazio dove facevano rianalisi, aveva una struttura, si è messa a fare sculture ed è mostruosamente brava perché ha tirato fuori quello che aveva dentro, anche per i critici, per i brontoloni. Ma non è questo che noi ci aspettiamo, no? Il giudizio, è quello di rompere dei meccanismi, ok? Io nei momenti di crisi ho fatto di tutto, sono andato a cavallo, ho fatto subacquea, canottaggio, danza moderna, proprio perché sentivo che c'era un peso che dovevo superare. E in questo momento qual è la cosa migliore? In questo momento è avere informazioni, d'accordo, reali, capire del nostro linguaggio, quella parte nostra più profonda. Se no non facciamo certe cose, non, perché insomma è stata stimata come energia, non so come hanno fatto, 20 milioni di anni luce. E tu gli dici, sono vivo, ci sono, che vuol dire?
per la nostra energia più profonda, è importantissimo per noi, certamente. Però il discorso importante è limare tutto ciò che ci fa star male. E con questi linguaggi, no? Riprendere un percorso con noi stessi, perché poi la parte profonda viene e ci aiuta. Sogni, psicodermoscrittura, visualizzazioni, il gioco. Ho visto che hanno fatto dei gruppi dove i bambini li mettono a contatto con gli anziani. Fantastico. C'è di nuovo uno scambio particolare. In America, non solo in America, ci sono dei primari, dei medici che ballano con i pazienti, si mettono in tutù da ballerini e fanno i cosiddetti buffoni. Qui da noi chiaramente non potrebbe essere a questo livello come lo fanno loro. Comunque fanno qualcosa, ma bisogna allentare l'attenzione di chi dice sto male, devo morire o quello e quell'altro. Chiaro? E non a caso a Sant'Antonio, nel Texas, dove ho appreso come si sta intorno alle persone in coma, come si sta, e l'ho portato in Italia questo, una direttrice del mio gruppo a Bologna ha fatto una struttura enorme per E questo qua, e questo tipo di discorso è importante perché li trattano come se fossero vivi. Cosa vedevano, cosa leggevano, i profumi, gli odori, quelli, e vengono stimolati con delle piume. Bene, tornando al sogno, al pilotare il sogno, io ho avuto due episodi molto che hanno scombussolato non solo mio padre, la mia famiglia, ma anche chi mi studiava, quello di comporre musica senza conoscere musica. Sognavo un sogno lucido. Sogno lucido è quello che tu ti vedi nel sogno, non puoi cambiare nulla, non puoi svegliarti. Ed era un vecchietto che camminava in un edificio, entrava in una sala enorme, c'era tutta gente che stava ad aspettare, c'era una spinetta, una roba del 1700 dovrebbe essere, più o meno. Ma per me finché non ci sono prove è fantasia. Mi sedevo, aprivo lo spartito e dicevo, ma io non so, non conosco la musica, l'oggi. Poi dicevo, beh, se è un sogno forse la so suonare, la conosco. E infatti suonavo. Bene, amici, Severino Gazzelloni, Michelini, altri amici musicisti, mi hanno detto, metti giù le note sul pentagramma. Il pentagramma mi stava stretto e anche lì si è scoperto che nel mondo antico, società minoica, quando si partiva da un punto, tipo un tavoletto d'argilla o roba tenera, insomma, legno particolare, si segnava da dove si partiva, come era il terreno, la costellazione. Quando ci si incontrava, si suonava con strumenti a fiato il percorso, nota dritta. Se pianura, se scendeva, scendeva, se saliva, saliva. E su questo poi studiando ho saputo che in certi periodi medievali anche nelle chiese i capitelli, le cose erano fatti in modo tale che unendoli c'era un suono dell'epoca. Tutto il discorso di gruppi esoterici. Esoterici significa che non erano conosciuti da tutti, esoterico sono conosciuti. Okay? Quindi c'è una matematica esoterica, una fisica esoterica e esoterica. Bene, Enrico, rivedendo tutte queste cose, sono stato alla Fondazione Cini, parlai con il direttore, con gruppi che mi controllavano. Era Padre Ernetti, quello della macchina del tempo. Era il 25 febbraio e mi dice: ah, eri tu che suonavi? Che è questa la musica? Si mette al pianoforte ed era simile. E dico: ma come mai? Dice: guarda,
In 30 anni, il 25 febbraio, ogni 10 anni, prima di te, sono arrivate due persone che avevano dei sogni lucidi e dicevano che stavano aspettando un vecchietto che suonava. Adesso, se arriva di te, dice che sei il vecchietto, la musica è questa. Discorsi da folli, va bene? No, la musica era quella. Cosa indica questo? Le memorie, le emozioni, i fatti ci sopravvivono oltre a quelli che conosciamo in questa vita. E quindi poi fare musica, hanno fatto un 33 giri, ho sognato con sogni lucidi che stavo in una prima crociata, bam, 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 con sogni lucidi, c'era un santuario, c'era un comportamento con le armi. Beh, questa cosa è durata molto, molto. Beh, io alla fine sapevo delle cose sul Medioevo, su come combattere, su certe tecnologie, del tipo di sella, se combatti con la spada, o con la lancia, la mazza, quella, che non avevo letto, non avevo studiato. Perché vi sto dicendo questo? Vi sto dicendo perché quello che capita a me capita a tutti, però non tutti riescono a oggettivarlo. Quindi non ci sono mostri, paure, che ci possono far male. Ci sono cose, ombre, cose che non ci aiutano, che li dobbiamo osservare, ma poi dobbiamo cercare di superarle. Quello che abbiamo fatto, quello che persone stanno dicendo, come in questa struttura, come in tante altre strutture, e spero appunto in questa unione, siamo lì per vedere quello che si può fare per il meglio, è un fatto proprio essenziale per unire in un momento in cui la separazione è globale. Bene, quindi spero di aver fatto un riassunto chiaro, chiaramente di quello che dico, che mi conosco tutti i documenti, tutti i lavori del Mobius, sulla visione a distanza, su fatti criminosi, quello, ho tutti i documenti. Ma perché ve lo dico? Ve lo dico perché non sono nessuno, perché avendo un linguaggio che unisce la mia logica, i miei sensi, che rispetta la vita, che rispetta, più vai su, più la vita la vedi in qualsiasi forma che incontri, e più le cose ci vengono incontro. Bene, io con questo avrei terminato. Quindi vi rimando il tutto a quello che noi faremo adesso, il prossimo anno. Scusate, ma sto prendendo un blocco per vedere se vi ho detto tutto quanto. Quindi il fatto che più si va avanti, si studia, si scopre, più si vede che è tutto unito, tutto unito. Pensate che addirittura dicono, ed è molto possibile, che le stelle che tu vedi in cielo, che magari sono morte da milioni di anni fa, no? Continuano a mandare luce. Se incontrano in modo lineare sulla parte opposta un'altra stella con una vibrazione diversa, no? Dopo un po' tutte e due entrano in sintonia. La stessa cosa è successa in uno studio che abbiamo fatto per anni, con le piante e con questo e quell'altro. Insomma, la vita è qualcosa di molto importante da conoscere, e tutto il resto, tutto ciò che separa, è qualcosa da riconoscere, ma da non rimanerci incastrati. Bene, con questo sottolineo di nuovo il grazie a Anna Tamburini Torre per questa Lux Università della Conoscenza, Enrico Ballantini che ha creato FOX 3.0 proprio per mandare informazioni e
quello che a noi interessa è vedere poi, magari degli incontri, vedremo come, per fare delle tecniche, perché è chiaro che ogni postura chiama un certo tipo di energia, ma i codici non sono stati trasmessi tutti, non dico che li conosco io conosco quelli che sono stati studiati, e però sono utili. Bene, al prossimo anno, amiche e amici di Zattera, visto il momento.